1200 sono i migranti fuggiti negli ultimi 4 mesi dal sorvegliatissimo centro rifugiati di Mineo in provincia di Catania. Abbiamo già raccontato come sia possibile entrare e uscire senza essere identificati dalla polizia. Ci appostiamo ancora una volta, alcuni migranti scappano, decidiamo di seguirli. Ci dicono che provengono dal Pakistan e che sono costretti a lasciare il CARA di Mineo perché le commissioni del Ministero dell'Interno hanno respinto la loro richiesta d'asilo politico. Temono di essere rimpatriati. How much time you must wait for document? Yeah, 5 months. They have to give me negative. Not work here, not good places here. Only solve the problem, money problem. I go outside another country in working. I migranti che scappano dal CARA si radunano vicino alle auto di un gruppo di eritrei di cui fa parte, secondo quanto accertato la magistratura, Ashendon Germay, accusato di traffico di esseri umani. Pagano il pedaggio a questi scafisti di terra che li condurranno in altre città. Uno di loro è stato già in galera fuori dall'Italia e adesso è libero. Già è fatto galera? Eh? È fatto, amico. Veramente? Giuro. Però non è qua in Italia. Politici che c'è qua, sono, diciamo che loro sono ubriaco. In giustizia di qua, pensi che noi sta facendo male. Il traffico, in persona non vedi come funziona. Fai scondere, non è questa si chiama traffico. Noi è messo a proprio cancello, a caricare persona. Secondo lui non è traffico di esseri umani portare in cambio di soldi da una città all'altra migranti disperati ai quali è stato negato l'asilo politico. Tutto avviene alla luce del sole nella più assoluta illegalità, al cospetto del centro rifugiati di Mineo, dove ogni giorno la storia si ripete.